Grazie della vostra partecipazione a questo incontro, seppure online, che io definisco di testimonianza di vita che vogliamo presentare oggi con Emilio Gabaglio, che rappresenta, credo, una storia al lavoro e al servizio dei lavoratori. Cioè la sua vita è stata tracciata in questo modo, prima con i frontalieri a Como, poi alle ACLI nazionali, poi alla CISL internazionale in segreteria confederale e poi con la segreteria generale della Confederazione Europea dei Sindacati. Emilio ha, diciamo, calcato, credo, gli ultimi 50 anni della storia del nostro secolo, che è quello che anche noi, io da ragazzo conobbi Emilio all'inizio degli anni 70, quando lui aveva appena finito il suo mandato alle ACLI, di presidente nazionale delle ACLI, ed io ero lì con i pantaloni corti in gioventù aclista, e abbiamo fatto un po' di anni insieme, prima alle ACLI e poi al sindacato, in una logica di testimonianza che si è sempre mosso in una logica di trasformazione, di comprensione di quello che stava cambiando la società e di svolgere un ruolo di movimento e di lievito attivo all'interno del mondo in cui noi eravamo e in cui siamo stati, all'interno delle grandi organizzazioni di massa che hanno saputo trasformare la cultura, eccetera, dentro, ecco, questo è un termine che non si usa più, ma io ci tengo a tenerlo, perché anche in questo Emilio è la testimonianza di questo, dentro l'evoluzione della classe operaia, perché ecco, è un termine classe che non si usa più, ancora meno classe operaia. Poi si potrà ragionare, credo che una domanda che farà Renzo sicuramente Emilio sarà cosa resta della classe operaia, quali sono le nuove classi e i nuovi ceti sociali di riferimento nel quale fare movimento e fare azione sociale e fare azione politica. Ecco, quindi siamo stati parte delle grandi battaglie di quegli anni con uno scenario in una logica europea, sovranazionale. Cosa ha voluto dire da questo punto di vista? Molto spesso noi siamo stati invece ripiegati sulle nostre storie locali, no? E quindi credo che anche questo sia un altro elemento, perché Emilio, lo dico ma senza fare discorsi roboanti, sicuramente lo possiamo considerare tra i padri fondatori dell'Europa sociale. E quindi da questo punto di vista di cose da raccontare ce ne saranno tante, ma soprattutto per aiutarci a vedere come l'Europa sociale può svolgere un ruolo ancora nel nostro paese. Ecco, la grande pandemia ha sconvolto molte cose, c'è però un fatto nuovo in cui l'Europa si è ripresa a sentire, che ha fatto capire che l'Europa esiste, è il PNRR. Credo che questo grande progetto, che io chiamo, motivando anche qui i nostri termini, un grande progetto di New Deal, che sostanzialmente prevede l'investimento di migliaia di miliardi per supportare le riforme, la digitalizzazione, la trasformazione dei paesi e per dare lavoro, creare lavoro, riqualificare il lavoro. Ecco, credo che questa è la nuova declinazione del New Deal e noi credo che su questo possiamo affermare che l'Europa ha dimostrato di esserci, poi sta ai diversi paesi, ai diversi gruppi sociali, alle organizzazioni del terzo settore, alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni datoriali fare delle cose. Ecco, mi fermo qui, io davvero ringrazio molto Renzo della disponibilità e ovviamente Emilio perché ha partecipato. Naturalmente vedete nella nostra vignetta che citiamo, perché l'idea di sentire Emilio mi è venuta quando ho letto che era pubblicato un libro intervista a Emilio sul sindacato senza frontiere. Ecco, anche questo credo che sia un altro bellissimo scenario sul quale noi abbiamo lavorato con la nostra cultura, diciamo, movimentista e europea in tutta la nostra vita. Grazie ancora, Renzo, puoi andare tu.
Beh, in effetti sono contento di essere qui, altrimenti non ci sarei stato probabilmente. Salutiamo quelli che ci seguono e quelli che ci vedranno poi anche su tempi differenziati, perché questa è una programmazione che va sulla pagina YouTube e sulla pagina Facebook delle Archi Regionali della Lombardia. Quindi è un tipico prodotto televisivo a utilità ripetuta. La gente può entrare e vedere quando vuole. Questo libro di cui è stato fatto un accenno è quello che adesso vediamo a pieno schermo e come si deve. E il filo di pensieri di oggi segue gli itinerari di questo libro intervista di Emilio Gabaglio, che è stata fatta con Elisabetta Scavo, e le edizioni sono quelle di Futura, che è l'erede di una lunga tradizione di editoria sindacale. Tra l'altro sta a Roma, il nome del luogo è evocativo, abita in Via delle Quattro Fontane, per chi ha fatto dei tempi a Roma. Questo è un luogo che fa pensare a molte cose, questa strada, mettiamola solo così. Vorrei partire da un punto, come dire, che nel libro non poteva esserci, per certi versi per fortuna non era accaduto, che però è la cronaca di questi giorni, ossia i fatti, diciamo, di Biandrate, dove un militante sindacale di origine non italiana, ma in Italia da molto tempo e molto inserito come lavoratore e come operatore sindacale nella nostra storia, è stato travolto durante un picchetto di chiusura delle fabbriche da un autocarro che era lì per caricare, scaricare materiali. È un punto di logistica questo di Biandrate. E il ragionamento che mi veniva da fare, ma soprattutto guardando le interviste, i contesti documentati televisivamente subito dopo gli eventi, è che questa classe operaia ha all'interno tante più diversità di quelle che noi pure avevamo conosciuto e sulle quali ci eravamo per certi versi anche formati, vedendo arrivare dall'est del paese, vedendo arrivare dal sud del paese, vedendo arrivare dalle fasce storiche poi nostre, chi come me sta in Lombardia, chi come Emilio è nato a Como, come me che resto, ha un quadro del mondo, per esempio sestese, del mondo di Cinisello Balsamo, delle realtà della fascia nord e sud di Milano in questo senso. Qui abbiamo delle presenze nuove che fanno diventare diversa, la realtà di quello che con un termine antichissimo, siamo abituati a chiamare anche proletariato. Un po' il concetto di proletariato sta persino tornando. E qui c'è un discorso, me la cavo in una battuta. Quel vecchio film aveva un titolo, La classe operaia va in paradiso. Se noi dovessimo chiederci in quale paradiso aspetta di andarci, una parte, alcune componenti di questa classe operaia che abbiamo adesso non lo sapremmo, perché per cultura, per religione, per tradizione, per costumi, si dovrebbe dire che qualcuno andrà nel paradiso del Dio cristiano, qualcuno dovrebbe andare nel paradiso dell'Islam, qualcuno nel paradiso, posto che sia contemplato nella visione religiosa di qualche animismo centroafricano. Poi noi sappiamo che il paradiso probabilmente è uno solo, grazie a Dio, c'è misericordia per tutti. Però, ecco, ci sono queste stranezze, ci sono queste particolarità. E ci sono un sacco di contraddizioni all'interno, un sindacato autonomo che qualcuno sospetta di confine con aree insurrezionali, ma la presenza che qualcuno contesta e qualcuno invece afferma come presente del sindacato confederale, del sindacato che noi conosciamo, nel quale abbiamo militato e dentro la quale abbiamo storie. Ora, io a Emilio vorrei chiedere una cosa: come vedi questo tu, proprio tu, che hai avuto come primo compito quando sei arrivato alla CISL, quello di andare a capire cosa fosse questa realtà delle multinazionali, che per allora era qualcosa di assolutamente nuovo, e siamo intorno alla metà degli anni 70. Innanzitutto vorrei ringraziare Martino, Renzo, per questo invito e questa opportunità di dialogo. Sì, la realtà di oggi che stiamo vivendo nel nostro paese e l'episodio che tu, Renzo, hai evocato è molto significativo da questo punto di vista, è una realtà assolutamente, assolutamente nuova e che riporta alla ribalta condizioni di sfruttamento, di violazione dei diritti dei lavoratori di altre stagioni. La logistica è largamente presente
nell'ambito delle multinazionali, e qui si pongono problemi complessi per il movimento sindacale, non solo per la sua capacità di rappresentare questi nuovi settori del mondo del lavoro. Una volta il mondo del lavoro, non ho bisogno di ricordarlo a voi, era molto più, certo, sempre differenziato, ma molto più unitario. E oggi invece assistiamo a una frammentazione di lavori, di tipologie di impiego molto diverse. Ma non solo questo, ma dentro la logica delle multinazionali c'è questo ritorno della centralità del profitto a scapito delle condizioni di lavoro e delle garanzie minime. E questo comporta per il sindacato una capacità di rappresentare a valle nei luoghi di queste nuove aggregazioni, e devo dire che vorrei che il sindacato confederale fosse più presente da questo punto di vista, senza nulla togliere a chi invece è stato capace di organizzare nuove realtà sindacali, non solo qui, ma anche, e qui passiamo a un altro livello, al livello delle stesse multinazionali, perché le filiali, diciamo, delle multinazionali che operano nei vari paesi sono a loro volta condizionate, i loro gruppi dirigenti, dalle filosofie aziendali del complesso del sistema. Quindi non si tratta solo di organizzare a valle necessario, ma anche di avere una capacità di interlocuzione a monte, di iniziativa a monte, là dove sono le sedi centrali di queste grandi società transnazionali, e che, con le quali occorre che il sindacato costruisca una capacità di rappresentanza più forte dell'attuale, e anche di capacità di negoziazione delle condizioni di lavoro da applicarsi ovunque. Devo anche dire che c'è anche un ruolo per la legislazione. Da tempo sul piano internazionale si discute, esistono dichiarazioni di principio dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui diritti dei lavoratori, ma come queste poi si calino dentro le legislazioni, le realtà nazionali, delle relazioni industriali così differenziate, è tutta una cosa da esplorare. Insomma, è una sfida importante. Qui, là dove c'è questo nuovo lavoro così defraudato della sua dignità e dei suoi diritti, ma anche là dove sono i centri direzionali e delle politiche di queste multinazionali. Da questo punto di vista, non vorrei farla troppo lunga già su questa prima domanda, ma da questo punto di vista l'Unione Europea è stata in grado, grazie alla pressione sindacale, ma diciamo non solo una pressione, anche una mobilitazione sindacale di carattere transnazionale, di varare una legislazione, per esempio, che impone a tutte le multinazionali che operano in Europa, quale che sia la loro origine, anche quelle americane o giapponesi, ma che operano nell'Unione Europea, di negoziare con le rappresentanze transnazionali del sindacato la creazione di comitati aziendali europei, si chiamano, che sono luoghi di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori alle grandi scelte di orientamento di queste aziende. Ce ne sono 1200 in questo momento, non so quanti siano effettivamente operativi, ma basti pensare che ci sono almeno 18-20.000 delegati sindacali in rete in questa quindi gli strumenti li abbiamo creati per condizionare le strategie delle multinazionali, che poi siamo in grado di farli funzionare veramente, questo è tutto un altro discorso, richiede un supplemento di volontà e di impegno. Direi una cosa, allora, alle mie spalle c'è Don Milani, il discorso della libertà di scegliere, del voler scegliere, la divisione del mondo in sfruttati e sfruttatori, Don Lorenzo l'aveva rivendicata. Qui il problema dello sfruttamento, dicevi appunto all'inizio, è tornato in forme classiche, in forme nuove, persino lo smart working, il periodo che abbiamo attraversato, devo dire con qualche coraggio, anche con un po' di incoscienza nel buttarsi a trovare soluzioni, ha portato cose di questo genere. E qui è come se una dimensione internazionale ci fosse arrivata in casa. Quando tu scrivi, racconti in questo Il Sindacato Senza Frontiere la tua vicenda, in qualche modo è una storia che tu hai fatto portando la solidarietà internazionale dalla realtà italiana, europea poi, verso tutta un'altra serie di situazioni, ossia era un andare verso, qui è qualcosa che ci è entrato dentro, ma in questo andare verso tu hai affrontato, e questo sarebbe utile da
ricordare, perché c'è un vecchio Midrash ebraico che ricorda come le storie vanno raccontate perché possano cambiare la vita. Giovanni lo ripeteva spesso, Giovanni Bianchi. Perché allora raccontare la storia di come la solidarietà operaia e sindacale si è misurata sui grandi punti critici dentro queste vicende che abbiamo attraversato circa nell'ultimo mezzo secolo almeno. Tu lo ricordi citando una serie di delegazioni sindacali, una diplomazia democratico-sindacale di base e organizzata che ti ha portato, vado a citarlo, ma in Spagna sicuramente, in Cile, in Argentina, ti ha portato dentro la realtà del Portogallo subito dopo la rivoluzione dei garofani, ti ha portato in Polonia nell'incontro con Solidarność. Non posso dimenticare, perché è una citazione che dice anche un rischio, ad aver frequentato la realtà ex jugoslava, per dirla in un modo semplice, Sarajevo in realtà, con una delegazione sindacale in un primo maggio di molti anni fa. Ecco, questa storia come ci può aiutare in questa situazione nuova? Questa storia non è altro che uno spaccato di un impegno internazionalista che il sindacato italiano, la CISMA, poi la federazione CGL e CISL-UIL, ha saputo manifestare nel corso degli anni, e che rappresenta non solo una doverosa solidarietà laddove i diritti dei lavoratori sono conculcati e dove c'è bisogno di sostenere le lotte che si, malgrado ogni avversità, comunque si vanno producendo, ma diventa anche l'occasione per imparare. Non è solo un dare, è anche un ricevere. E francamente io penso che questa dimensione dell'impegno internazionalista dovrebbe anche oggi ricevere un'attenzione che non mi pare sia sempre presente. Lo è in questo momento, cito il caso del Myanmar, per esempio, o della Bielorussia, dove i sindacati italiani si stanno mobilitando, ma che rappresenta un tratto importante della storia del sindacalismo unitario italiano. Certo, la CISL fin dall'inizio ha fatto una scelta europeista, la CGL e anche la UIL, la CGL venne dopo, ma poi soprattutto attraverso la federazione unitaria ci fu veramente una condivisione di obiettivi. Non c'era una di... Hai ricordato giustamente la Polonia, perché Argentina, Cile o anche Sudafrica, ma la Polonia era una realtà ben precisa. Ma guarda che la solidarietà con la Polonia non è cominciata con Solidarność, è cominciata molto prima, quando i nostri amici polacchi periodicamente davano vita a dei movimenti di lotta nel tentativo di falliti, repressi sempre. Ma devo ricordare giustamente che Di Vittorio nel 70 ancora denunciò questa situazione, no, molti anni prima, scusa, perché nel 70 non c'era più. Ma io ricordo l'episodio del molti anni prima, e anche mettendosi in contrasto con l'allora visione del Partito Comunista Italiano. Bisogna rendere onore a questa cosa. Ma io ricordo nel 76, quindi molto prima, qualche anno prima della famosa estate degli scioperi di Danzica dell'80, quando ci fu il congresso dei sindacati ufficiali polacchi, e partecipammo con una delegazione unitaria naturalmente, e decidemmo che fosse il segretario confederale della CGN, Vignola, di allora, a prendere la parola a nome di tutti e a dire che noi qualche mese prima avevamo denunciato la repressione che a Radom e a Ursus i lavoratori avevano subito quando richiedevano poi gli stessi diritti che Solidarność avrebbe combattuto e ottenuto anni dopo. E ricordo come il gelo della sala quando il delegato italiano osò dire in quel momento, ancora in una logica totalmente comunista, quello che andava detto. Ma questo aveva un significato anche per noi, perché incideva sulle... non era solo un gesto fatto lì, ma era anche una maturazione di posizioni politiche, ideali, che poi restavano dentro il sindacato italiano, anche quello che per tradizione e storia, nel caso della CGL, era stata legata per così tanto tempo
all'Unione Sovietica, al comunismo reale. Insomma, erano gesti di solidarietà, ma erano anche momenti di crescita umana, culturale e politica per tutti noi. Tu a un certo punto citi anche un viaggio fatto negli Stati Uniti, più di uno, suppongo, per incontrare la AFL-CIO, quindi la Confederazione Americana dei Sindacati, e probabilmente ho trovato sempre in questo libro anche un riferimento alla questa iniziativa che era l'American Field Service, che poneva l'attenzione degli Stati Uniti sulle sinistre, considerate non troppo comuniste o non comuniste, dell'Europa. I rapporti col sindacato americano, da parte della CIS prima e poi della Federazione Unitaria, come si sono sviluppati? Perché la realtà di rapporto con gli Stati Uniti, in realtà l'abbiamo visto anche nel momento recente del primo viaggio di Biden in Europa, è un punto importante che è diventato criticissimo nel precedente mandato presidenziale di Trump, che era migliore prima, ossia questo gioco tra noi e l'America. Il peso e il ruolo del sindacalismo americano, soprattutto della AFL, nell'immediato dopoguerra in Italia è stato studiato e conosciuto e ha avuto un grande rilievo anche nella vicenda della stessa nascita della CISL, occorre riconoscere. E successivamente il rapporto molto forte che esisteva è andato via allentandosi per due ordini di motivi. Il primo motivo è che nell'ambito della CISL internazionale di cui facevamo parte in quel momento, insieme alla centrale nordamericana, c'era una diversità di punti di vista, specialmente riferiti all'America Latina. Parlando in chiaro, il sindacalismo americano sosteneva in America Latina sindacati, vogliamo dire fra virgolette ufficialisti, cioè sindacati che non avevano quell'autonomia che noi vedevamo come essenziale. E quindi in molte situazioni c'era un conflitto di orientamenti, di prese di posizione. E poi anche per un altro motivo, quando in Italia noi abbiamo iniziato il processo della unità sindacale, poi non è andato a buon termine, come sappiamo, non solo la Confederazione, ma con la Federazione Unitaria, gli americani, molto, lo dico fuori dai denti, diciamo su una linea anticomunista, non vedevano di buon occhio assolutamente la cooperazione tra la CISL, la UIL anche, e la CGIL, e quindi ci fu un raffreddamento di relazioni che storicamente avevano avuto il peso che ho appena evocato, ma erano andate via via debilitandosi e diventando critiche, soprattutto fino alla gestione del mitico presidente George Meade. Tanto è vero che il primo incarico che mi ha dato Macario, diventato segretario generale nel 77, fu di preparare un viaggio in America per cercare di spiegare agli americani cosa stavamo facendo dopo anni che il colloquio si era interrotto. Macario disse: sì, ci andiamo in America, andiamo tu ed io, però portiamo anche Pier Carniti e Franco Marini, che allora non ha più, perché guardava lungo Gigi Macario. E andammo e fummo ricevuti sulla porta dell'ufficio di Teofili dallo stesso Mini, che si reggeva con un bastone, non che volesse usarlo contro di noi, ma era tipico lui. E ci appoggiavo su un bastone e dice: ecco qui i miei amici italiani, adesso mi spiegherete cosa state facendo. E glielo spieghiamo. E lui non fu per nulla convinto, naturalmente, però apprezzò non lo so che cosa, la sincerità, l'onestà, la chiarezza delle nostre posizioni. E tutto finì con un invito a cena a casa sua la sera stessa, come un gesto di amicizia, quindi una riconciliazione. Devo dire che successivamente Lane Kirkland, che prese il posto di George Meade qualche anno dopo, proprio grazie alla mediazione anche della CISL, proprio a Roma in occasione di un G7, mi pare di ricordare nel 94, eccetera, accettò di incontrare per la prima volta Luciano Lama, segretario generale della CGIL. E da lì in poi le cose sono, come dire, si sono normalizzate, anche perché poi la stessa CGIL oggi fa parte con noi e con la UIL della Confederazione Unitaria, della Confederazione Sindacale Internazionale, e dal 2006
nata nel 2006, unisce adesso tutte le tendenze del sindacalismo mondiale, salvo quelle rimaste proprio, come dire, fedeli alle più vecchie tradizioni, ma insomma una grande unità sindacale internazionale si è realizzata. Tengo su questo discorso del tema unità e unità non più, che c'è stata nel corso della tua vita, poi insomma anche della nostra storia di anni che abbiamo attraversato. C'è questo discorso di un mondo aclista, ma quello ce lo teniamo per la fine, che nasce come garanzia di un sindacato unitario che si trova a gestire di fatto una scissione, che è il primo che rilancia il discorso dell'unità. Sembra, alcune categorie anticipano tutto, i metalmeccanici in particolare, questi discorsi di unificazione, poi si approda alla federazione, perché non si riesce a portare oltre e ci sono rotture nuove. Tu nel tuo libro citi il Lodo Scotti, mi pare, dell'83, l'accordo di San Valentino, il taglio della scala mobile e la convocazione per referendum. Ma dentro tutto questo andirivieni di tentativi, che cosa ci è rimasto? Ossia, cosa ci resta di tutta una lunga storia che ci ha fatto sperimentare il discorso dell'unità d'azione prima, dell'unità parzialmente organizzata poi, e che si è molto misurata sui fatti, cioè è scesa sul territorio? Beh, come hai ricordato, Renzo, le ACLI sono state, responsabili della scissione, ma anche le prime a dire e a sostenere che nelle nuove condizioni che si erano venute creando negli anni 60, con le grandi lotte operaie, specie del nord, con i metalmeccanici in testa, naturalmente avevano messo in movimento una nuova realtà e anche costruito nuove forme di rappresentanza, i delegati, i consigli di fabbrica, che il sindacato fu capace allora, dopo un momento iniziale di incertezza, occorre dirlo, di assumere come suoi luoghi, suoi di rappresentanza e di costruzione della politica e contrattuale e sindacale in generale. Tutto questo portava verso l'unità organica. Poi questa non si è potuta realizzare, soprattutto per condizionamenti politici, parliamoci con molta franchezza, di varia natura, devo dire, e si ripiegò sulla federazione unitaria. Ricordo che allora, come presidente Leacri, scrisse ai segretari generali dicendo: ma noi consideriamo questo una sconfitta, un passo indietro, una soluzione. E mi ricordo che l'AMA rispose dicendo: no, guarda, è solo il ponte verso l'unità. È solo il ponte che non ha mai avuto la seconda e la terza arcata per arrivare dall'altra parte. E tuttavia è rimasto, e questo devo dire, che malgrado le vicende che tu hai evocato, Renzo, la rottura di San Valentino in particolare, ma non solo, no, è rimasto comunque un sottofondo di ricerca di unità d'azione, con alti e bassi, momenti molto avanzati e in altri meno. Mi pare che in questi giorni si è ripresa con forza, e anche la manifestazione che ci sarà il 26 è un segnale importante, non solo le manifestazioni e le mobilitazioni, ma anche le piattaforme unitarie sulle questioni del fisco, sulle questioni del lavoro, sappiamo. E quindi diciamo che se la spinta unitaria non è arrivata alle sue logiche conseguenze, quelle che allora anch'io come molti pensavamo le logiche conseguenze, una sola e centrale sindacale, ha comunque lasciato un lascito importante che resta ancora oggi. Magari devo aggiungere però una cosa, che se allora il contesto politico, diciamo così, interno e internazionale perfino, impedì di arrivare all'unità organica, oggi il contesto è totalmente mutato. Le ragioni che impedirono allora io oggi non le vedo, saranno altre, ma non sono certo più quelle, e sono tra coloro che, pur essendo passato nella riserva, quindi il mio parere conta quello che conta, cioè pressoché niente, direi che sarebbe il momento di riprendere una riflessione sulle prospettive di unità. Vedo che qualche volta la cosa è evocata in questo o quel discorso di leader sindacali. Speriamo che si passi, come dire, dal discorso alla pratica. Allora,
vorrei andare adesso verso l'Europa per poi chiudere sulle ACLI. Allora, tu ti ritrovi, è il 1991, se non ricordo male quello che ho letto, ad essere il segretario generale di questo sindacato, il CES, che ha poi, e ci sta a gestire anche una parte complicata ancora una volta, ossia il passaggio di un sindacato fortemente euro-occidentale in chiave di allargamento, mentre la comunità europea, mentre l'Unione Europea si allarga anche ad altre nazioni. Quindi vai ad impattare su realtà sindacali che certo si conoscevano, che conoscevi anche direttamente per le frequentazioni precedenti, in chiave internazionale e così via, ma poi si tratta di portarli dentro, accettando in qualche maniera di essere anche cambiati, ma cambiandoli anche molto. Sì, io arrivo alla CES che è stata creata nel 1973, quindi avevo già una certa storia. Nel 1991, sostanzialmente sulla base di un congresso dove si decide una riforma della Confederazione Sindacale Europea per farne non solo un organismo di rappresentanza come era stato nei confronti delle istituzioni, dei governi, di quant'altro, e aveva anche inciso in alcuni passaggi, in un attore sindacale transnazionale, cioè dotandolo, e questo lo volevo sottolineare, di una capacità contrattuale che prima non c'era. In questo abbiamo avuto, come dire, l'occasione d'oro offertaci da Jacques Delors, che arriva a fare il presidente intorno della Commissione in quegli anni e che viene, oltretutto, pur avendo avuto un incarico di ministro, di Mitterrand e quant'altro, aveva un'esperienza anche nella Confederazione Francese Democratica del Lavoro, come esperto e consulente, e viene con questa idea di inserire nel trattato, che poi non c'era, il dialogo sociale. Dialogo sociale che dall'85 al 91 è un'occasione per cui le parti sociali, sempre a livello sottonazionale, si incontrano fra di loro, fanno dei documenti comuni, ma non entrano in una logica negoziale. Nel 91 c'è il trattato di Maastricht che Delors viene al nostro congresso, proprio quello dove sono stato eletto, e dice: guardate, sbrigatevi, perché io sono in condizione di varare una logica di un protocollo sociale che preveda che le parti possono avere una capacità negoziale a livello europeo. Naturalmente l'unione delle compindustrie europee era profondamente scettica da questo punto di vista, ma riusciamo a sbloccare la situazione, non entro adesso nei dettagli. Effettivamente a Maastricht viene varato questa cosa, varata a 11, allora l'Unione aveva 12 paesi perché la Gran Bretagna si rifiuta, ma devo dire che John Major, discepolo della signora Thatcher, ma in fondo forse più aperto della sua grande maestra, dice: vabbè, se volete fare questo lo fate voi a 11. Io non mi oppongo che come 12 decidiamo che voi 11 potete realizzare questo. E da lì il dialogo sociale diventa un'occasione di contrattazione. Arriviamo a fare degli accordi quadro europei, basta dire che la regolazione del tempo determinato, del part-time per esempio, come del lavoro, del telelavoro, è basato sulle direttive europee che prendono gli accordi tra le parti e li trasformano in legislazione. Quindi c'è questo salto di qualità interno della CES, ma allo stesso tempo c'è la sfida, caduto il muro di Berlino, come ricordavi tu, Renzo, di cosa fare con i paesi che prima o poi, e sarebbe stato poi 10 anni dopo, sarebbero entrati a far parte dell'Unione. E lì ci poniamo subito il problema, diciamo, del rapporto con le realtà sindacali, che erano le realtà sindacali, sindacati unici, dei comunisti, diciamo, di regime. E in questo c'era anche una distinzione tra noi e gli americani. Mentre gli americani non intendevano parlare con i vecchi sindacati, noi diciamo subito: no, bisogna discutere con loro e aiutarne la loro democratizzazione, la loro trasformazione in vere e proprie organizzazioni sindacali indipendenti, autonome, dotati di potere negoziale. E ci siamo molto spesi come CES per aiutare questa trasformazione, che infatti avviene a livelli diversi
e con ritmi diversi in questi paesi, tanto che noi già al nostro congresso di Helsinki, se non vado errato, nel 99, affiliamo prima come osservatori, poi come membri di pieno diritto i sindacati delle nuove democrazie dei paesi dell'est. E questo anche è servito a dare all'accesso ulteriore autorevolezza, forza e rappresentatività. Prima di scendere sul mondo aclista, ecco, qui vorrei portarti su una pagina del tuo libro dove tu anticipi quello che ci hai detto. Sono passato nelle riserve in qualche maniera. Martino, presentandoti, ti raccontava come uno dei padri fondatori sociali dell'Europa. Io credo che questo sia una figura che ti sta molto addosso, e giustamente. Ma dopo aver detto sono passato delle riserve, non bisogna stare troppo addosso, insomma, quelli che stanno sul campo, che hanno le difficoltà che sappiamo e che possiamo immaginare, tu dici: ho tuttavia due preoccupazioni di cui voglio dire. La prima riguarda la perdita di centralità delle ragioni del lavoro, della sua dignità, per dirla con Papa Francesco, e dei suoi diritti, che ha contribuito non poco alla crescita delle diseguaglianze, è quello che è accaduto, che abbiamo ricordato all'inizio. La seconda si riferisce all'Europa, di cui abbiamo non meno ma più bisogno oggi nel mondo globale, se vogliamo non solo difendere i nostri interessi economici, ma anche il modello sociale europeo, che sono gli stessi valori e i principi democratici. Direi, partiamo da questo secondo fatto e poi torniamo sul primo. Cioè, che cosa noi possiamo pensare di chiedere e dare alla realtà europea in questo momento, che è così diverso, perché siamo dentro questo quadro di fuoriuscita da una pandemia epocale, con un'Europa che ha cambiato, e ha cambiato in chiave sociale. Quello che era 15-16 mesi fa, l'Europa adesso non lo è più completamente, quantomeno un po' di convinzioni sono girate. Ecco, partiamo da questo momento europeo, da questo PNR sul quale dobbiamo andare a confrontarci. Come hai colto giustamente, l'Unione Europea ha fatto un salto di qualità, di necessità ha fatto virtù di fronte alla sfida della crisi sanitaria, ma anche economica e sociale conseguente alla pandemia. È entrata in una logica, basta pensare alla sospensione del patto di stabilità e dei suoi vincoli di deficit e di debito, o soprattutto al fatto che per la prima volta l'Europa fa debito comune da ridistribuire in termini di sostegno e investimenti ai piani nazionali, hai citato il PNR nostro, e in parte a fondo perduto, quindi con una solidarietà interna che non si era vista prima in queste dimensioni. Quindi l'Europa ha dato buona prova di sé. Il rischio è che, come già si sente da alcune parti sostenere, è che passato il momento eccezionale ritorniamo a come stavamo prima. Questo non deve accadere. E questo è il rischio che oggi vediamo, che l'avanzamento che c'è stato non venga tradotto in nuove disposizioni dei trattati tali da garantire che questo ruolo che l'Europa ha dimostrato di poter giocare possa diventare strutturale, permanente nella sua azione. E questa è la vera sfida di oggi. La sfida di oggi è di vedere se siamo in grado di costruire su quanto è stato fatto in modo, come dire, straordinario, per renderlo ordinario, trasformando i trattati. E quindi qui si aprirebbe tutta una discussione. Per esempio, il primo punto: occorre il completamento dell'unione economico monetaria con un vero governo economico europeo, un bilancio europeo molto più adeguato dell'attuale, che permetta di sostenere strategie di investimenti, la logica di una coesione sociale più forte, che veda per esempio l'armonizzazione fiscale e anche il varo di imposte europee transnazionali che diano risorse proprie alla stessa Unione, o ancora che ci sia un'armonizzazione e convergenza sul piano dei diritti e delle tutele dei lavoratori, tutti per evitare dumping sociale e salariale, e tante altre cose ancora. C'è questa opportunità, però bisogna che venga colta. Guai se si considera quanto è avvenuto una parentesi che va chiusa al più presto per tornare alla pretesa normalità di prima. Normalità è sperata sostanzialmente negli ultimi 10-15 anni, è una logica
neoliberista e inaccettabile di autorità e di quant'altro. No, l'Europa può essere quella che abbiamo visto in queste circostanze, può diventare non solo un momento, ma una storia nuova dell'Unione. Da questo punto di vista mi permetto di dire che c'è un'occasione, che proprio il 19 e domenica è iniziata la conferenza sul futuro dell'Europa, che malgrado i suoi limiti, adesso non possiamo discutere, è un'occasione da non perdere, perché le forze più convintamente europeiste, compreso il movimento sindacale italiano ed europeo, la colgano per porre sul tavolo, suscitando la partecipazione dei cittadini ovviamente e dei lavoratori, questo tipo di questioni, come rendere l'Europa effettivamente quella realtà che ha dimostrato di essere in circostanze istituzionali un fatto strutturale capace di non solo rispondere alle esigenze, diciamo, interne della crescita economica, del cambiamento ecologico, digitale, delle politiche nuove da mettere in campo sul terreno del lavoro, ma anche diventare sul piano internazionale un attore determinante della nuova geopolitica che si stava delineando, con l'Asia e la Cina da una parte e gli Stati Uniti dall'altra, essere in grado di pesare nella costruzione di questo nuovo multilateralismo globalizzato. Beh, dobbiamo avere un'Unione Europea molto più federale di quella che abbiamo oggi. E per andare invece poi sull'altra tua preoccupazione, qui vorrei proporti una provocazione della memoria che viene dalle Acri, che viene da Como, che viene dall'inizio degli anni 60, che viene dalla tua giovinezza poi alla fine. Quindi con l'aiuto della regia vorrei proporti un video fatto allora, credo un video grezzo che poi abbiamo soltanto musicato così un po' in fretta. Non avevo mai visto questo documentario, devo dire. Non l'aveva mai visto nessuno, era stato girato, sviluppato e rimasto in un cassetto della sede provinciale a Como. Non l'avevo mai visto, è vero che io ho lasciato Como nel 62, giusto un anno dopo, quindi poi ho avuto frequentazioni molto sporadiche successivamente. No, mi ha dato grande emozione, ti ringrazio molto Renzo, di averlo scoperto, grande emozione, perché sì, quella mattina Piazza Cavour, di fronte al lago, di fronte all'Hotel Barquet e di fronte al lago, facciamo questo primo maggio cristiano e ho riconosciuto qualche volto, il vescovo Bonovin sicuramente e poi l'ingegner Marazzi che era il presidente delle Acri in quel momento e anche Don Virgilio Levi che era l'assistente ecclesiastico che poi ho ritrovato a Roma come vice direttore dell'Osservatorio Romano quando Montini, cui era molto legato, lo portò a Roma, appunto all'Osservatorio Romano. E credo che l'oratore inviato da Roma lì, se capisco, fosse Bartolo Ciccardini, che allora era molto in quella fase, poi le sue fasi successive, c'è un'altra cosa, era molto legato a Livio Labor, che era. Non era ancora diventato presidente, questo è il primo maggio del 61, sì, no, adesso mi sto un po' confondendo con le date, perché noi vincemmo a Bari, al congresso di Bari del 61. Quindi mi ha dato grande emozione, mi sono molto grato di questa opportunità.
Ma la tua domanda andava su altre cose, non mi ricordo più. La domanda qui è un po' questa, questo è un innesco in realtà. Le ACLI e la tua storia lo sta a dimostrare, ossia quando entrano in una situazione scelgono alcuni margini particolari, come in quegli anni comincia a organizzare i frontalieri con Angelo Leoni e con Giancarlo Pedroncelli. È il momento in cui a Milano Palmaplini comincia a andare ai giardini a recuperare le lavoratrici domestiche, non si chiamavano ancora colfa addirittura. È un lavoro che abbiamo continuamente frequentato. Se non ricordo male, una battuta di Angelo Leoni in dialogo con Vittorio Pucci era di questo genere. Perché quando c'è qualcuno che non vuole nessun altro, noi siamo già lì. E Vittorio diceva, sì, perché noi siamo fatti così. Questo è un po' un tema interno al mondo comasco, ma anche al mondo aclista tutto. Ora, Martino Troncatti ha presentato di recente, nella sua veste di presidente regionale delle ACLI, gli è capitato anche questo nella vita, una ricerca sul tema badanti e caregiver rispetto alla terza età. E anche lì noi saremo da soli a fare azione sociale, probabilmente a fare altre cose, no, a dare supporti, a dare cose, no, saremo anche ovviamente, se ne hanno anche altri, però questa attenzione alle realtà secondarie, apparentemente marginali, adesso paradossalmente ci sta portando, e torniamo agli Andrate in qualche maniera, a vedere le realtà marginali che in realtà sostengono le strutture operative centrali della logistica, del commercio internazionale, tutta questa serie di cose che evidentemente con difficoltà il sindacato sta prendendo in mano. Evidentemente con difficoltà anche a livello europeo saremo in grado di dargli a tempo breve una copertura o un orientamento perché alle coperture si arrivi. Il mondo aclista quanto ha pesato nella tua vita, al di là del fatto che tu hai fatto così, proprio per dire nulla, il presidente nazionale in quegli anni di grande transizione che stanno tra il 69 e il 72? Diciamo che le ACLI sono state la mia scuola di formazione, la mia scuola di vita e di impegno, soprattutto. Sono grandemente debitore a Livio Labor, che era veramente una grande figura, diciamo, di laico cristiano e di, come dire, grande leader dell'impegno sociale. Sì, le ACLI sono state la mia scuola. Guarda, io sono entrato nelle ACLI di Como perché io ho iscritto all'Università Cattolica, dove poi mi sono laureato, e ero nella FUCI. E a un certo momento, proprio quel don Virgilio Levi, di cui vi ho già parlato, che era assistente anche delle ACLI, disse qui bisogna dare una mano alle ACLI. Allora, studenti, date una mano. E io accettai e fui incaricato di aiutare il delegato della gioventù aclista, ma mi fu detto subito, guarda che lui è un operaio e lui è il delegato, tu devi soltanto aiutarlo. E questo mi ha dato già un segnale di che cosa, e si chiamava Luigi Rusconi, un operaio calzaturiero, e poi è stato anche forse presidente, non lo so, ha avuto un ruolo anche nelle ACLI di Como successivamente. E io ho imparato, stando con lui, anche questa stare, perché lui era un operaio, certo, quando tu parli di emarginati di oggi, sono molto peggio di come stavano allora gli operai, soprattutto nelle zone nostre più avanzate, come quelle del Comasco. Però anche lui è stato un mio maestro di vita e di impegno. E poi, sai, io dico che aclista una volta, aclista per sempre. E quindi questa lezione di vita che ho imparato lì, anche con il mio impegno, poi mi occupai, lasciai la gioventù aclista, diventai segretario organizzativo. Hai parlato di Vittorio Pozzi, era giovane allora, poi preso lui il posto di segretario delle ACLI di Como, se non ricordo male, a metà degli anni 60. E così allora le ACLI di Como avevano migliaia e migliaia di iscritti
penso ne abbiano ancora, ma totalmente forse meno, di allora e molte decine, forse più di 100 circoli in tutti i paesi, non solo diciamo della Vansa, ma del Lago e dell'Alto Lago, quindi me li sono fatti tutti e quante volte passavano le domeniche, perché le riunioni si facevano le domeniche, si facevano le tre sere di formazione, ma le riunioni delle assemblee di circolo di domenica in giro, qualche volta anche proprio con Vittorio Pozzi, con Alberto Bianchi e altri, è stata per me una grande scuola di vita che mi ha aiutato poi in tanti altri passaggi successivi a mantenere questa idea di fondo di una scelta del movimento operaio e del mondo del lavoro come punto di riferimento per la costruzione, dicevamo allora, di una nuova società dell'uomo e del lavoro. Mi pare che il tema ci sia ancora oggi. Su questo vorrei proprio chiudere e poi lasciare a Martino di concludere tutto, ossia la tua prima forse proiezione oltre frontiere in termini organizzativi, voglio dire come realtà, operatore sociale eccetera, è stata quella con i lavoratori frontalieri. Abbiamo parlato di Giancarlo Pedoncelli anche di passaggio, ecco. E quella è stata una grande esperienza che ha segnato almeno la Lombardia del Nord, ecco, per dire, nel mondo agricolo. Hai fatto bene a evocare questa cosa, perché non so come ci arrivammo, francamente, non lo so quale fu lo spunto, ma allora i frontalieri erano proprio, come dire, una categoria, si parlava prima di categorie, come dire, meno seguite, meno centrali, erano considerati, e non so come, francamente, arrivammo a fare un accordo con l'Organizzazione Cristiana Sociale Ticinese, che sono i sindacati cristiani del Canton Ticino, che erano diretti da un sacerdote, Monsignor Del Pietro, mi ricordo il nome, figura abbastanza mitica in quelle circostanze. Facciamo un accordo di cooperazione per organizzare i frontalieri e dare loro assistenza sociale, fiscale, i problemi connessi. E Giancarlo Pedoncelli penso sia stato il primo incaricato come operatore di questa collaborazione comasco ticinese, diciamo così. E me lo ricordo benissimo il suo impegno di organizzare questi lavoratori frontalieri, che poi lui ha continuato per molti anni, anche quando io ero lontano, qualche volta ne avevo un eco. E fino alla fine, meglio, esatto. Fino alla fine sua proprio. Ecco. E questo è un'altra cosa che appunto, questa attenzione, come dire, agli esclusi, non voglio dire agli ultimi, perché nessuno proprio è uno, agli esclusi, a quelli meno tutelati, il bisogno di creare solidarietà e sostegno e organizzare. E questo è il punto importante. Nulla, i diritti non si conquistano senza l'organizzazione e la lotta, direi, aggiungere. Io sono stato molto contento di aver partecipato e di aver ritrovato con Emilio, secondo me, la ricostruzione di alcune fasi storiche completamente diverse del movimento operaio, del movimento sindacale, del movimento cattolico, con una testimonianza che è fresca perché è partito da questioni attuali e, anche se ha citato passaggi del passato, ha guardato molto al futuro. Ecco, secondo me quello che esce da questa cosa qui qual è? È che ci sono, chiamiamoli, nuovi poveri, nuovi ceti sociali che sono emersi da questa crisi, da questa pandemia, eccetera, a cui probabilmente una realtà come le ACLI possono continuare a dare la risposta. Pensiamo solo al tema dei cosiddetti redditi di cittadinanza, di sussidiarietà, il REM, il bonus badanti, eccetera. Queste sono attività che io chiamo da quarto sindacato, sul quale le ACLI, come ha fatto Gabaglio all'inizio degli anni 60, possono continuare a dare un contributo di emancipazione, di organizzazione e
è un brutto termine, ma di assistenza intesa come vicinanza e risposta ai bisogni. Ecco, quello che esce dalla vita di Emilio credo che sia questo, ed è la testimonianza che ci stimola a continuare su questo terreno. Ecco Emilio, grazie davvero, sono contentissimo di averti ritrovato qui, spero tutti quelli che ci ascolteranno, grazie Renzo perché sei sempre suggestivo nelle tue cose. Buona serata. Grazie Emilio, ciao. Grazie ciao. A te Martino, Renzo, Antonio, è stata una bella occasione, veramente mi ha fatto tanto ma tanto piacere. Molti auguri per le acri che continuano. Grazie, ciao ciao. Ciao.